E cara Francesca, adesso parliamo di una cosa davvero particolare, del Rapporto Mondiale sulla Felicità 2016 che sarà presentato il 16 marzo a Roma. E ne parliamo con Leonardo Becchetti, economista che è uno degli organizzatori. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, in cosa consiste questo rapporto, della felicità? Più che altro che dati fornisce? Ma diciamo che è un'occasione unica quella di disporre di una banca dati come l'indagine Gallup che ha campioni di rappresentativi in tutti i paesi del mondo e che rileva il dato sulla soddisfazione di vita dei cittadini. In questo modo è possibile costruire sia una classifica di paesi, sia verificare le variazioni di felicità nel tempo di questi paesi, perché l'indagine va avanti ormai da molti anni, e identificare anche quali sono i fattori più importanti che spiegano la felicità dei cittadini europei e quanto conta la politica nella felicità. Allora, la felicità intesa come soddisfazione di vita ha sei variabili, è giusto? E il rapporto in... Quali Si misura sono? come soddisfazione di vita. Diciamo, il rapporto dell'anno scorso, quello di quest'anno, diciamo, i dati saranno rivelati appunto mercoledì, ma non ci dovrebbero essere grossi cambiamenti. Ci sono sei fattori fondamentali che spiegano il 75% della variabilità della felicità dei cittadini in tutto il mondo. E questi fattori chiave sono il reddito, è importante dire il reddito, non il PIL, pensiamo a quello che è successo adesso in Irlanda, dove il PIL è aumentato del 7% e il governo ha perso le elezioni. Il reddito è un'altra cosa, ciò che è Ecco, nelle ci spieghi tasche la dei cittadini. differenza, perché io avrei fatto una domanda di questo tipo. Il Il PIL... PIL è la somma dei beni e servizi prodotti in un paese o contabilizzati in un paese. Per esempio in Irlanda, se già togliamo la contabilità delle multinazionali che di fatto producono in altri paesi ma poi registrano fiscalmente in Irlanda per pagare meno tasse, il PIL irlandese si sgonfia di almeno 2-3 punti. Dopodiché c'è anche un ulteriore problema: il PIL non è il reddito che le famiglie hanno in tasca dopo aver pagato le tasse, dopo aver pagato bene i servizi pubblici essenziali come istruzione e sanità. E in Irlanda, per esempio, l'austerity che è stata portata avanti ha prodotto dei tagli molto forti alla sanità. Poi c'è il problema della distribuzione, delle diseguaglianze, quindi non è detto. Gli aumenti di PIL degli ultimi anni, ci dice il rapporto Oxfam, si sono concentrati soprattutto nel top 1% della popolazione, mentre molto meno è passato nei ceti medio-bassi. Questo spiega tutto quanto. Professor Becchetti, ma il taglio dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, secondo lei aumenterà o farà diminuire la felicità degli italiani? Ma io pensavo oggi che viviamo, ormai non viviamo nell'Unione Europea, ma viviamo io la chiamerei BCE-landia, cioè la terra della BCE, c'è un unico vero potere centrale che cerca di fare di tutto per rilanciare l'economia, per rilanciare l'occupazione, e poi ci sono una serie di paesi riottosi che hanno politiche fiscali che non riescono a coordinare, che non riescono a rendere espansive così come dovrebbe essere. Quindi da una parte c'è la BCE e dal gigante, dall'altra c'è il topolino del piano Juncker. La BCE fa il possibile e sta usando tutti gli strumenti a sua disposizione. Ha fatto veramente molto con queste ultime decisioni, ha anche ammesso però che purtroppo è molto difficile, per esempio, uscire dalla deflazione, quindi uscire da una situazione di inflazione zero, che apparentemente è una cosa positiva perché non perdono valore i nostri redditi, ma dall'altra parte rallenta un po' il rilancio dell'economia. Quindi speriamo che alla BCE si affianchi anche un'azione un pochino più attiva e consapevole della politica fiscale europea. Grazie mille. Grazie, grazie, buon Grazie a voi. lavoro. Buona Grazie. giornata.